Misteria gloriosa. Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem cieli et terre, et in Iesum Christum, Filium eius unicum Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad exteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos, et in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Eternam. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In primo misterio glorioso consideratur, resurrectio Domini nostri Iesu Christi. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. In secundo misterio glorioso consideratur, ascensio Domini nostri Iesu Christi in celum. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igni inferni, dedo in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. In tertio misterio glorioso consideratur, descensus Spiritus Sancti Paracliti. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. In quarto misterio glorioso consideratur, assumptio beatissime Virginis Mariae in celum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, ned hoc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. In quinto mysterio glorioso consideratur, coronatio beatissime Virginis Mariae in cielo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve, ad te clamamus exules filii Eve, ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle, eia ergo advocata nostra, illos suos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Prosumo Pontifice ad indulgentiam lucrandam. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos al malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Santa Messa è offerta ai defunti, mare e famiglia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Carissimi, iniziamo oggi, cioè col mercoledì, il tempo sacro della Quaresima. Oggi la prima domenica di Quaresima, tempo di grazia per revisionare la nostra vita. Ora, prima di accostarci al santo sacrificio del Signore, conosciamo di essere sempre peccatori, chiediamo perdono a Dio, facciamo un breve esame di coscienza. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe. O Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi, tuoi fedeli, di crescere a conoscenza il mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. Parola di Dio. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, e insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvati per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolto a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Parola di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Delle altre nostre vite. Sia lodato Gesù Cristo. Anche quest'anno abbiamo la grazia, nonostante il tempo che stiamo vivendo, di celebrare Santa Quaresima, iniziata mercoledì con le ceneri, questo tempo propizio, tempo di grazia per fare una revisione della nostra vita. Pasqua è il cumenano liturgico, quindi questo tempo la Chiesa ci invita a fermarci, a soprattutto meditare e pregare sul senso della nostra vita, ecco, su dove stiamo andando, su come siamo messi secondo, diciamo, i comandamenti di Dio, secondo, diciamo, spiritualmente come siamo messi. Allora anche noi con Gesù andiamo, tra virgolette, nel deserto per cercare, ecco, deserto luogo della preghiera, anche luogo della tentazione, come vedremo, per cercare proprio di distaccarci dalle cose mondane per dedicarsi soprattutto alle cose di Dio, che sono quelle che hanno veramente valore. Ora, Gesù, andando dopo che lo Spirito l'ha sospinto al deserto, dopo il battesimo in Giordano, sapeva, diciamo, il sanguinoso così combattimento che l'aspettava, e conosceva bene anche il suo avversario. Non erano tanti i farisei, il sinedio, i soldati che l'avrebbero legato e inchiodato, loro non erano altro che pedine, il suo nemico è un altro. Gesù è la verità, l'altro è il padre della menzogna. Gesù è la luce, l'altro è la potenza delle tenebre. Gesù è la vita,
l'altro è la morte eterna. Giù l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, l'altro è il serpente che porta il peccato nel mondo. Gesù è Dio, quest'altro è il demonio. Quindi prima di cominciare la lotta decisiva, l'agnello divino volle incontrarsi col serpente infernale, per questo quindi si è recato nel deserto, passando tempo di solitudine e di digiuno. Alla fine permise al suo avversario di avvicinarsi. Ora San Marco non parla dettagliatamente delle tentazioni, ma le riassumiamo velocemente. Il demonio non sapeva ancora chi fosse Gesù, aveva qualche sospetto, quindi lo zava intorno per cercare di lusingarlo con l'orgoglio, tanto che lui, spirito beato, è caduto anche lì per orgoglio, quindi è tentato tentato pure Gesù. Se tu sei figlio di Dio e hai fame, perché non cambi i sassi del deserto in pane? Gli rispose Gesù, l'uomo non è solo un corpo che vive di pane, ma è un'anima che vive della parola di Dio. Se tu sei figlio di Dio, perché non ti getti a volo nel pinnacolo del tempio in cospetto della folla che vedendo ti discende dall'alto, stretto dagli angeli che darebbe in te? Gli rispose Gesù, non bisogna tentare Dio a far miracoli. Allora Satana satteggiò principe di questo mondo che dispone sui piacimento tutti i regni della terra e disse, io te li darei tutti se ti inchinassi davanti a me per un momento ad adorarmi. L'agnello non ne poté più, la zampò gli disse, va de retro Satana, Dio solo si deve adorare e servire. Il demonio vinto fuggì e gli angeli vennero intorno a Gesù e lo servivano. Questo fu il preludio e qualche mese prima della sua morte redentrice, accogliendo di po' i discepoli che tornavano ad aver predicato, disse, vedevo Satana precipitare dal cielo come una folgore, Vangelo San Luca capitolo 10. Quindi quanta speranza e quanto conforto ci danno queste pagine del Vangelo. Abbiamo una lotta a sostenere, sì, il nostro nemico è forte, sì, ma però è stato vinto da Gesù, questo dobbiamo mai dimenticarlo. Allora però due domande, perché allora Dio permette al diavolo di tentarci e soprattutto come possiamo vincere la tentazione? Ecco due domande importanti di questa carisma. Abbiamo già parlato della permissione divina del male, ma facciamo brevemente un altro approfondimento. Perché Dio permette le tentazioni? Il racconto delle tentazioni interne ed esterne di Santa Caterina da Siena è sorprendente, istruttivo e la dice di aver avuto una volta un combattimento spirituale lungo e orribile. Lo ascoltiamo bene perché è molto edificante. Diceva Santa Caterina, le immaginazioni brutte sfilavano una dopo l'altra provocate dal demonio nella sua mente e più ne cacciava più ne passavano, il suo cuore tremava di spavento, le sembrava che un'acqua lurida la penetrasse e la sommergesse tutta, solo la sua volontà incrollabile restava immersa. Questa prova durò più giorni, finalmente la apparve il Signore. Ah Signore, dove eravate che io affondavo nelle tenebre dell'impurità? Figlia mia, ero nel tuo cuore. E come potevate abitarlo, replicò la santa, se le cattive suggestioni l'avevano invaso? Allora il Signore le chiese se in quei burrascosi momenti avesse provato gioia e piacere. Orrore e amarezza, rispose la santa, orrore ed amarezza della mia miseria, supremi sforzi per non lasciarmi travolgere, desideri più accesi da amarti per tutta l'eternità. Ero io, le disse Gesù, che dal fondo del tuo cuore diffondevo quell'orrore e quella tristezza. Ero io che corroboravo la tua volontà a resistere, che purificavo il tuo amore per farti degna di un premio eterno più grande e più bello. Quindi ci insegna due cose questo fatto. La prima, che le tentazioni in sé non sono un peccato. Seconda, che le tentazioni sono utili. Adesso vedremo perché. Le tentazioni non sono un peccato, ovviamente, se la volontà non vi acconsente. Il demonio può risvegliare ricordi del passato, suggerire pensieri, immaginazioni perverse, provocare fantasie impure, eccetera, ma non può nulla nella nostra volontà. Altro è sentire, altro è acconsentire. Questo ricordiamolo sempre. Altro è sentire, altro è acconsentire. E quando anche una tentazione durasse un anno intero, se la volontà rifiuta e resiste, se in noi c'è un sentimento d'orrore e d'amarezza, come Santa Caterina, alle proposte del demonio, Dio non ci darà colpa, ma addirittura avremo il merito. Che cos'è il merito? Il merito è l'aumento della grazia. Quella grazia che poi sarà
gloria corrispettiva. Quindi tanta grazia aumenta, tanta gloria avrò di più un giorno in paradiso. Ecco perché Dio permette tentazioni, per un fine maggiore, soprattutto per la di là, per la vita eterna, le permette per amore nostro, perché diventiamo più santi. E non sono inutili, inoltre, anche perché le tentazioni ci rendono un po' più umili, ci fanno conoscere la miseria della nostra natura, perché ecco, magari dobbiamo inorgoglirci, perché magari ci pensiamo a giudicare gli altri, ma quanti peccati facciamo anche noi, magari anche gravi, e quindi allora questi ci fanno un po' abbassare la cresta, no? Quindi ecco, ci fanno conoscere che noi siamo fragili e quanto bisogno abbiamo della grazia di Dio. Poi ci fortificano nella virtù, ci provano quindi a resistere al male e quindi anche a pregare di più, diceva Santa Teresina. Ho rinnovato più atti di fede da un anno a questa parte che non in tutti in corso della mia vita, quando provava, ecco, tentazioni verso la fede. E infine sono utili appunto perché ci fanno meritare il paradiso, perché senza lotta, diciamo, non c'è ricompensa, non c'è gloria in vittoria senza fatica, non c'è amore grande dove non c'è stata sofferenza. Quindi sono momenti di prova che Dio permette. Potremmo dire anche noi come San Paolo, ecco, ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede, perciò mi aspetto una corona di giustizia. Come si vince la tentazione? Sono parlato brevemente anche di questo, perché solo qualche spunto qua e là per motivi di tempo. Per trionfare delle tentazioni, qual è il metodo più sicuro? È quello di Gesù. È sempre Lui il Maestro, Lui dobbiamo guardare, no? Dobbiamo imparare e imitare Lui per santificare la nostra Quaresima. La solitudine, recarsi nel deserto. Nel libro di Osè, capitolo 2, la tirerò nel deserto, parlerò il suo cuore. Dobbiamo fare deserto anche noi, cioè eliminare, soprattutto in questo tempo, cose superflue, non necessarie. Fare silenzio, dedicare un tempo esclusivamente solo alla preghiera. Se non si riesce il tempo, padre, sono impegnato, ti alzi la mattina presto. Mi ricordo anch'io che il padre spirituale mi ha consigliato andare a messa quotidiana. Pensate, Spognac, siamo andati a messa tutti i giorni. Io fare messa, più messe possibile, facevo sabato sera, domenica mattina e domenica sera. Quando il gruppo c'era la messa anche una volta al mese, questa settimana fate 4, sono proprio bravo. Ecco, dice, vai a messa tutte le mattine. Mi alzavo un'ora e mezza prima, io che mi piaceva tanto dormire, mi alzavo un'ora e mezza prima. Per ora... E la messa alle 7:30 c'è l'esposizione Santissima. Prima facevano le lodi, a questo punto vado anche alle lodi, quindi lodi, santa messa, un po' di adorazione, tutta un'altra cosa, iniziare così la giornata. E tutta un'altra cosa, alla fin fine. Quindi se non riusciamo durante il tempo, ci alziamo prima la mattina, quando c'è silenzio, quando tutti dormono, e dedico il tempo alla preghiera. Questo sacrificio sì, però la grazia c'è in abbondanza. Più grande sacrificio, maggiore la grazia. Il digiuno. Va bene digiunare corporalmente dal cibo, ma appunto anche dalle cose non necessarie. Una volta venne un giovane, padre, mi dia una bella penitenza per questa quaresima. No, venuto spontaneo. Digiuno dalla televisione. Rimasto così. No, perché gliel'ho chiesto? No. È andato via triste, a testa bassa. Cioè, mi ha messo le parole in bocca, signore, perfette, proprio dalla televisione. Sto qua si vede che è andato via proprio dopo scoraggiato, poveretto. Però, dico, ecco, fai un sacrificio magari, no? Di una cosa non necessaria, leggi qualche libro in più, prega un po' in più, no? E la preghiera, ovviamente la preghiera, Gesù pregava incessantemente e anche noi dobbiamo pregare di più, non solo in quantità, ma anche nella qualità, quindi intensificare la preghiera. Quindi, con la fuga delle occasioni, con la mortificazione, con la preghiera, il cristiano si allena per la lotta. E quando la lotta arriva, ecco, il cristiano cosa deve fare? Due cose. Resistere subito e resistere nel poco. Resistere subito. La tentazione è come una scintilla di fuoco che se non la scuoti subito le vesti, si attacca, si dilata e brucia. Gesù davanti a Satana non indugiò, non discusse come ha fatto Eva, ma il suo rifiuto scoccò di colpo. Vada retro, Satana. Resistere nel poco. Il demonio che è astuto serpente sbuca nel cuore dapprima con la testa, quindi se la schiacci subito ti striscia dentro quanto è lungo, dopo non puoi più scacciare. Con Gesù cominciò a chiedere di trasformare i sassi in pane. Cosa c'era di male? Cosa faceva di male? A chi faceva torto? Ma poi arrivò a domandare di essere adorato. Fa sempre così lo spirito malvagio. Da prima un pensiero cattivo, ecco la testa del serpente, schiacciala. Se non schiacci l'istigazione, quel pensiero si allunga in desiderio, poi diventa azione, poi diventa abitudine.
Dapprima si insinua con piccolo furto, ecco la testa serpente, schiacciala, sono respinge l'insinuazione, la piccola frode si allunga nel numero, nella quantità, poi diventa una grave ingiustizia. Dapprima suggerisce il ritardo di arrivare a Santa Messa, poi vabbè se perdi una messa ogni tanto, cosa vuoi che sia, poi alla fine fai la messa ogni tanto, poi magari fai Natale e Pasqua e magari anche più quella, no. Quindi sempre così parte, no, un po' alla volta, quindi subito bisogna fermarlo. Concludiamo con... brevemente proprio parlare degli angeli e dei demoni. Ho fatto una catechesi sugli angeli con i demoni, quindi eventualmente indico andare a guardare il nostro canale, vi ho spiegato abbastanza dettagliatamente qui proprio brevemente due accenni, perché sono stati nel Vangelo citati, qui l'esistenza è diavoli e gli angeli quindi anche i diavoli esistono. Brevemente cosa dice San Bonaventura del lavoro che fa il demonio? Sono, dottore Serafico Francescano, sono spiriti impuri, nemici del genere umano, gonfi di superbia, intelligentissimi a fare il male, non desiderano altro che nuocerci e sanno sempre scovare frodi nuove, travolgono i sentimenti, insidiano di giorno e di notte, infestano i dormienti con sogni, sanno persino trasfigurarsi in angeli di luce e sempre cerco la rovina finale dell'anima. Poche parole, ha detto tutto. Quindi l'uomo sa che tutte queste cose sono di passaggio, eccetera, che le cose importanti sono quelle del cielo, eppure la forza maligna ci porta verso le cose terrene a discapito di quelle eterne, e dice il demonio che ci suggestiona. Chi suscita i fantasmi impuri a nostra mente anche quando siamo nella quiete della nostra casa, anche quando siamo in chiesa, anche quando stiamo pregando? Il demonio, talvolta anche nella notte, con sogni impuri o con incubi, quindi anche lì. E poi sa prendere anche... travestirsi da angelo di luce. Ora, noi dobbiamo far discernimento solo tra ciò, scusate, che è bene e tra ciò che è male. Quello è evidente, anche se poi non faccio il bene che voglio, ma male che non voglio. Però, diciamo, sappiamo meno che bisogna scegliere il bene tra il bene e il male. Ma bisogna sapere scegliere tra ciò che è bene e tra ciò che è meglio. Ecco che si traveste da angelo di luce per non farti scegliere ciò che è meglio. Per esempio, uno è la vocazione religiosa sacerdotale, il diavolo ti presenta la persona giusta per il matrimonio. Ma il matrimonio è una cosa santa, un sacramento, fai figli, fai un sacco di bene, eccetera, famiglia cristiana, fai gruppi, fai incontri. Tutte cose sacrosante, ma se tu eri chiamato alla vocazione, ti santificavi lì e facevi un maggior bene per Dio, salvavi maggior anime, così in quel modo lì. Quindi ecco, tanti esempi, no? Si traveste da angelo di luce. Allora, cosa dobbiamo fare? Come ci difendiamo? Preghiera, vigilanza e mortificazione. A San Bartolomeo, mentre evangelizzava l'India, un demoniato gridò: «Apostolo di Dio, le tue orazioni mi bruciano tutto». Ai demoni fa male la preghiera dei cristiani. Con la preghiera noi lo rispingiamo, lo scacciamo. Vigilanza, come la sentinella che vede il nemico arrivare dall'allarme, altrimenti se la sentinella dorme il nemico entra dentro e conquista la fortezza. Mortificazione, siamo sempre lì, si allena la volontà al sacrificio. E infine, ecco molto brevemente, chiudiamo brevemente con gli angeli. Iddio, interessante, vi parlo poco degli angeli, non anche dell'angelo custode, no? Iddio, per incoraggiare il popolo ebreo che doveva attraversare il deserto e lottare con molti popoli, fece questa promessa. Siamo nell'Esodo, capitolo 23. Ecco che io manderò il mio angelo, il quale va dinanzi a te, ti custodisca nel viaggio, ti introduca nel paese che io ho preparato. Onoralo e ascolta la voce e guarda il disprezzarlo, però che egli non perdonerà. Non ti perdonerà se farai del male, è il mio nome in lui, che se tu ascolterai la sua voce sarò nemico dei tuoi nemici e perseguiterò coloro che ti perseguiteranno. Quindi queste parole Dio le ripete a ciascuno di noi. Quando nasciamo gli destina un angelo custode che andrà davanti a lui nel viaggio della vita, lo aiuterà fino a condurlo in paradiso. E queste parole contengono anche tutto quello che gli angeli fanno per noi, tutto quello che noi dovremo fare per loro. Cosa fanno per noi gli angeli? Offrono nostre preghiere, le opere buone a Dio e le rendono così più gradite. Ecco che innalzavo le tue orazioni che aspetto il Signore, confessò l'arcangelo Raffaele giovanetto Tobia. Illumina la nostra mente nei dubbi, ci avvisano i pericoli. Era sempre un angelo che illuminava San Giuseppe nei suoi dubbi, che lo consigliava a fuggire in Egitto, ritornare a Nazareth quando il persecutore era morto. Ci aiuta nei nostri bisogni sollevandoci nelle fatiche e nelle malattie. Quando Sant'Isidoro, contadino stanco e bruciato dalla canicola, si gettava sotto qualche albero a riposare o pregare, era il suo angelo che reggeva l'aratro, che pasceva i muli e che allontanava i lupi dall'ovile. Questo anche Santa Veronica Giuliani, quando andava in estesi ad adorazione, l'angelo custode faceva lui tutti quanti i servizi della comunità.
ci difendono dai pericoli dell'anima e del corpo. I tre fanciulli che Nabucodonosor gettò nella fornace ardente non lassero perché l'angelo, ecco, li protesse. Ci castigano talvolta, come fa una buona mamma, con il suo bambino. San Girolamo una notte fu battuto da un angelo perché da tempo smaniava nella lettura dei libri profani trascurando i sacri. Il Papa l'aveva mandato per tradurre il latino la Bibbia in testo originale, lui perdeva tempo con i libri profani. Quindi l'angelo ha detto, mazzate, oh, questo è facendo tutta un'altra roba da fare. Infine ci consono i dispiaceri. Quando Gesù agonizzò in Getsemani, sudò sangue, l'angelo poi andò a consolarlo. Allora, infine, cosa dobbiamo fare noi per loro? Se siamo in disgrazia di Dio, in peccato mortale, dobbiamo solo purificarci con la santa confessione, perché sta scritto che gli angeli gioiscono più per un peccatore che si converte che per 99 giusti. Poi guardiamoci bene da commettere qualsiasi atto che ti possa disgustare, ma ascoltiamo le loro voci, i loro consigli, esortazioni e supplichiamoli, invochiamoli. E infine non scandalizziamo nessuno, né con parole né con gesti, ma specialmente abbiamo una squisita delicatezza per i piccoli, perché dice il Signore, loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia di Dio. Ora chiudiamo con un episodio biblico, poche righe. Giuditta, tremando di gioia, ritornava alla città, stringeva nelle mani la testa orrenda di Oloferne che ancora grondava, e come fu dentro la porta di Betulia e come tutto il popolo la corse intorno alla liberatrice, ella salì in alto e scoppiò un grido: viva il Signore! Fu un angelo che nel passare custodì me, donna inerme tra le schiere degli armati, fu un angelo che avvalorò il braccio debole ignaro quando nelle tenebre notturne, nel silenzio, spiccai dal tronco questo capo. Fu un angelo che illesa e ignota mi ricondusse tra voi. Viva il Signore. Siamo a Giuditta, capitolo 13. Cristiani, se anche noi praticheremo le riflessioni che abbiamo dedotto dal Santo Vangelo, noi pure un giorno entreremo in paradiso con la testa al demonio stroncata, e ai santi narreremo come Giuditta: viva il Signore, un angelo mi ha custodito di giorno in giorno, un angelo mi ha fortificato a vincere il demonio, un angelo mi ha guidato salvo in cielo. Viva il Signore. Intanto però abbiamo da combattere, i demoni furono cacciati dal cielo, li dobbiamo cacciarli anche dalla terra. Vade retro, Satana, gli angeli ci aiuteranno. Così sia. Siano lodati Gesù e Maria. Professione di fede, quella fede ci dà la vita eterna. Credo in un solo Dio. La vita del mondo che verrà. Chiediamo al Signore di cominciare questa santa Quaresima con un sincero desiderio di purificazione per giungere la Pasqua vigilanti e pronti.
Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, in questo tempo quaresmale, intensifichi l'impegno di rinnovare la vita dei cristiani, rendendola conforme a quella di Gesù. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i sacri ministri e i catechisti, conducano le anime loro affidate ai più alti gradi di santità attraverso la meditazione della passione del Signore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La preghiera, la penitenza e il raccoglimento producano in tutti i fedeli impegnati nel cammino quaresmale propositi concreti di conversione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Questo tempo di grazia in cui siamo chiamati a riflettere sul peccato ci conduca a un sincero pentimento e a un'autentica conversione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, suscita in noi in questa quaresima un grande desiderio di silenzio, preghiera, ascolto attento della Tua parola e di ricevere i sacramenti per giungere alla Pasqua del Tuo Figlio rinnovati nel cuore e nella vita, per Cristo nostro Signore. Sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva e rinnovi questo sacrificio all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Si rinnovi, Signore, la nostra vita e con il tuo aiuto spiri sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima a tempo favorevole per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, di Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro.
astenendosi per 40 giorni dagli alimenti terreni, e dedicò questo tempo quaresimale osservanza del digiuno. E vincendo tutte le insidie dell'antico tentatore, ci insegnò a dominare suggestioni del male, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere la Pasqua eterna. E noi, unite la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. Cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente, santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli. Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, la preghiera di benedizione diede ai suoi discepoli. Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo memoria. Mistero della fede. Annunziamo la tua
celebrando memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in dimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di un'offerta perenne a te gradita perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, con San Pier Damiani, oggi con San Francesco, Santa Chiara, San Massimiliano Maria Colbe, San Pio da Pietrelcina, San Michele Arcangelo e tutti gli angeli e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Precetti salutaribus moniti et divina istituzione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuro ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati meditati la cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Colpito per amor, a voi.
per chi non ha ricevuto la comunione sacramentale, comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo Sacramento, ti amo sopra ogni cosa, ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ma almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere, ma abbia mai separare da te con il peccato. Cuore divino di Gesù, ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, ogni sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e sofferenze in questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Eterno Padre, ti offro il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, il sconto dei miei peccati, suffragio nel purgatorio, per bisogno della Santa Chiesa. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, dolce cuore di Maria. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Preghiamo. Ci hai saziato, Signore, con il pane del cielo che alimenta la fede, accresce la speranza, rafforza la carità. Insegnaci di aver fame di Cristo, pane vivo e vero, nutrici ogni parola che esce dalla tua bocca, per Cristo nostro Signore. Amen. Chinate il capo. Preghiamo. Scenda, o Signore, sul tuo popolo l'abbondanza della tua benedizione, perché cresca la sua speranza nella prova, sia rafforzato il suo vigore nella tentazione, sia donata la salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ringraziamento alla Santa Comunione per necessità della Santa Madre Chiesa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Madre della Chiesa, prega. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro la perfidia e le insidie del diavolo. Tu sii il nostro sostegno, che Dio eserciti su di lui il suo impero. Noi supplichevoli lo preghiamo, e tu, principe della milizia celeste, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errano nel mondo a perdizione delle anime. O Arcangelo San Michele, difendici nel combattimento, affinché non periamo nel terribile giorno del giudizio. Amen.
Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e comanda che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Immacolata Madonna dei Boschi. Vedi santa che accogli bene. Bye.